Questa è la rubrica in cui ospitiamo donne imprenditrici e libere professioniste per ispirare tante altre donne che sono lì, che pensano, che sono forse in un momento di difficoltà e quindi la nostra intenzione è quella di darvi coraggio, forza e volontà di farcela. Oggi, ragazze, è con noi una lady speciale perché opera in un ambito che vi racconteremo. È con noi Silvia Parma. Ciao Silvia. Ciao, ciao Gemma. Ciao. Silvia, che fa Silvia? E poi ce lo dirà lei in modo molto più specifico. È imprenditrice dello studio Albatros. Silvia, raccontaci bene di cosa ti occupi e cosa fai. Allora, io ho uno studio di progettazione di interni specialmente, sono geometra, ho 54 anni, quindi ormai sono più di 25 anni che ho uno studio per conto mio. Lo studio ha un nome particolare, Albatros, che mi è piaciuto fin da subito perché l'Albatros è un volatile enorme, forse il più grande che esiste, e ha una difficoltà enorme a decollare, perché è grande, perché è enorme, ma quando parte non si ferma più, quindi ha possibilità di percorrere lunghissime distanze grazie proprio alla sua capacità di volo. E io mi rispecchio molto in questa metafora, diciamo, perché negli anni, ovviamente, partendo da sola, ho commesso tanti errori, ho fatto tanti sbagli, ma alla fine ho trovato la mia strada e il mio equilibrio che mi consente di essere qui oggi. Che bello, Silvia è un geometra, quindi ragazze siamo to quasi totalmente in una competenza di ambito maschile, quindi hai dei colleghi maschi, quindi ancora di più a volte ci sono anche dei pregiudizi in questo ambito, però non ci addentriamo in questo perché Silvia fa questa professione da 25 anni, quindi è la netta dimostrazione che si può fare, lo può fare anche una donna e con tanta professionalità e tanta storia, perché 25 anni sono tanta storia. Tu in cosa sei specializzata, Silvia? Io ti conosco da un po' di tempo e so che sei molto attenta alla crescita, alla formazione. In cosa ha specializzato il tuo studio? E mi sono specializzata negli anni nei pubblici esercizi, quindi nella realizzazione di ristoranti, bar, gelaterie, laboratori, insomma, quello che è la somministrazione alimentare. E, il mio cliente, principale è l'imprenditore della ristorazione che ha un obiettivo ben chiaro, cioè quello di, avere un prodotto finito che faccia tornare il cliente. Quindi il tema principale è io devo riempire il mio locale, quindi attenzione all'estetica, attenzione a tante cose, ma lo studio e l'esperienza di questi anni mi portano a poter condurre il cliente verso questo suo obiettivo primario. È stato bello che hai trovato anche la tua specializzazione, quindi la tua nicchia di clienti, perché questo è fondamentale nel business e tu sei stata molto brava a specializzarti in questo, che so che hai anche un brand che hai fondato. Sì, è una cosa molto recente, però sono tanti anni che collaboro con un team di professionisti, esperti in impiantistica piuttosto che in cucine professionali. E un paio di settimane fa a cena è nata questa idea di proporci come un gruppo, perché tutti abbiamo, siamo in quattro, abbiamo questa, diciamo, esperienza pluriennale che abbiamo deciso di convogliare in un progetto comune. E quindi Tu dove hai la tua azienda? a Bologna, vivo A Bologna, di Bologna, vivo a Bologna. quindi gli esercizi di ristorazione che ci stanno vedendo, sappiate che lo studio Albatros di Silvia Parma è specializzato in queste attività, quindi a volte si pensa che un architetto, un geometra o chi per esso, un ingegnere, insomma, può fare di tutto, invece c'è chi si specializza perché questo è fondamentale, lì riuscite a dare veramente un grande valore come lo dà Silvia, che tra l'altro non è da sola, è una vera e propria imprenditrice perché hai, quanti collaboratori hai? Ho due collaboratori, due architetti che lavorano per me e una segretaria che si occupa di amministrazione. Bene, E lo studio è piccolo, però insomma, abbastanza strutturato da poter gestire
Benissimo, tu hai partecipato al Business Model for Lady, ci siamo conosciuti lì, ma qual era il tuo obiettivo quando ci hai contattato che volevi, insomma, entrare in questo mondo? Principalmente era potermi appropriare di alcune metodologie, alcune informazioni che mi aiutassero ad elevare il livello del mio studio dalla semplice esecuzione tecnica. I miei colleghi principalmente sono molto magari preparati dal punto di vista tecnico e professionale, ma faticano ad avere un'empatia con il committente o a, diciamo, a secondare più le esigenze del committente piuttosto che imporre la propria visione di un progetto. E il fatto che Business for Lady fosse dedicato esclusivamente alle donne è, diciamo, il particolare che mi ha incuriosito e attirato perché credo fermamente che la personalità femminile in un mondo lavorativo, soprattutto maschile, faccia un'enorme differenza. Bene, io so perfettamente che tu ti fai molto carico delle aspettative del cliente, cioè ti piace veramente non deluderle e come minimo rispettarle, no? Cioè sei una che ci tiene molto a raggiungere quel risultato, quell'obiettivo e su questo ci piaci perché sei completamente allineata, no? Cioè, perché nel momento in cui uno rispetta o supera le aspettative del cliente, è automatico che poi il cliente è soddisfatto, parla bene di te e quindi arrivano altri clienti. Sì, Quindi credo che sia negli anni ho visto che è la caratteristica che in qualche modo fa tornare i clienti o ne fa arrivare di nuovi. bene, bene. E dicevi tu con Business for Lady, quindi la cosa importante, ha dato un messaggio fortissimo, Silvia, è un messaggio importantissimo. Il fatto di, lei fa tanta formazione tecnica per chiaramente imparare di più, innovare, dare degli strumenti nuovi anche ai suoi clienti, chiaramente, ma ha fatto una cosa importantissima, ci ha detto una cosa importantissima, non basta. E lei ne è l'esempio, cioè ragazzi, una donna geometra che ha uno studio con due collaboratori, con una dipendente, si forma anche per far crescere il proprio business. A volte le categorie di ogni settore, quindi parlo di una roba tecnica come può essere il geometra, un architetto o un medico, un fisioterapista, cioè ci si focalizza sulla parte in cui siamo specializzati del nostro prodotto o servizio e poi ci si dimentica tutto quello che è la parte gestionale del business. E infatti tu hai fatto due scelte, anzi tre scelte importanti per la tua crescita con Business for Lady. In che small class hai partecipato? Il Business Model for Lady per fare tutta la mappa della pianificazione e della crescita della tua azienda, e ci vedremo anche nella prossima small class. E poi quali hai scelto e perché? Dunque, ho scelto la small class legata alla gestione dei numeri, quella con il dottor Palumbo, perché principalmente era il tema sul quale mi sentivo più debole, nel senso che tanti anni che gestisco la mia attività, ma difficile confrontarsi con i colleghi sulla questione dei numeri, un po' perché c'è riservatezza, un po' per paura della concorrenza in qualche modo, ma anche perché spesso i tecnici sono focalizzati sul ho fatto il mio lavoro, la fattura e vado a incassare, fine. Con poca attenzione a magari investimenti per la propria attività, anche per l'immagine dello studio, che in qualche modo ha una certa importanza, soprattutto se si lavora nell'ambito del design, anche dell'interior design. E i numeri sono un fattore fondamentale per tenere monitorato la tua attività. E quindi mi sono resa conto che c'ero, che la linea che stavo percorrendo è corretta, ma ho avuto tutta una serie di input e di informazioni utilissimi per riaggiustare il tiro. Anche quello è una cosa importantissima e di grande valore per chi sta guardando questa video intervista. E
Il numero, a volte ne abbiamo paura di guardarlo perché è un po' il giudizio, no? Di quello che stiamo facendo, della nostra direzione, del nostro impegno, della nostra focalizzazione. Però stesso tu hai detto, è fondamentale guardarlo, è fondamentale capire qual è il numero giusto, quindi il KPI, da guardare. E questo ti fa onore perché stesso tu l'hai detto rispetto alla, tra virgolette, concorrenza, quindi ad altri colleghi, cioè tu vedi le cose in un contesto molto più ampio, molto più innovativo. E sinceramente, se io sono un cliente, un potenziale cliente, cioè, questo mi fa gola avere davanti una professionista che guarda le cose a 360 gradi e cura la sua azienda a 360 gradi. Ha parlato di innovazione, di design, cioè tanta roba. E mi piace Silvia perché è un po' una pioniera, no? In questo ambito dei geometri, in questo mondo maschile, ma anche degli architetti, perché è questo il modo di creare business nel vostro settore. E Silvia ne è la prova concreta, perché comunque ha un'azienda di successo che cresce molto bene. E l'Atlas Small Class che avevi scelto perché c'è cioè, un geometra che sta sui numeri, sta su qualcosa di schematico e che invece quale altra small class hai scelto? Cioè, sentite questa, Silvia, avanti, è avanti. Quella di Denise Cumella sulla marketing è difficile, è stato difficile lo è tuttora adattarlo alla mia attività perché c'è tutta una modalità dalla quale non si può prescindere, credo, come attività tecnica. Però ha dato anche quella tantissimi spunti, quantomeno di riflessione o di progettazione di un'attività futura o di una modalità di approccio diversa da quella a cui sono abituata. Mi piace perché è un tecnico che immagino, io sono diplomata geometra in tutto questo, Wow! lo dico per volontà di mio padre, quindi abbiamo una cosa in comune, però una professione che non mi è mai piaciuta, non ho trovato mai la passione, quindi poi ho fatto come si vede tutt'altro, però so quanto è difficile uscire da quello schema. So quanto è difficile confrontarsi in un mondo quasi totalmente maschile e affermarsi, farsi conoscere in termini proprio di professionalità, di leadership. E tu hai detto una cosa molto bella in termini proprio di femminilità nella tua professione, come fai? Ecco, questo sicuramente sarà di aiuto in tante donne che svolgono una professione in un ambiente forse un po' più maschile. Come fai tu a gestire questa cosa in questo ambiente? Secondo te qual è il segreto che usi? Quello che ho notato nel corso degli anni, conoscendo colleghi, colleghe, è che spesso le donne si approcciano a una professione prevalentemente maschile cercando di entrare in competizione con i colleghi maschi. E secondo me è perdente, secondo me è fallimentare perché non è l'ambito nel quale noi possiamo competere. Secondo me, la ricchezza di una donna che lavora in un mondo maschile è quella di portare la propria femminilità, essere se stessi e essere. Se io sono in questo ruolo è perché ci sono arrivata con una serie di competenze, con una serie di capacità. No, non devo dimostrare niente a nessuno, devo essere me stessa e portare le mie conoscenze, il mio background, quello che ho vissuto e quello che vivo quotidianamente senza timore di competizione o di essere inferiore a nessuno. Questo è, credo, l'arma Bellissimo. vincente. Un bellissimo, bellissimo messaggio e grazie Silvia perché portare la propria femminilità in qualsiasi ambiente di lavoro, in qualsiasi professione, cioè anche secondo me è una carta vincente, no? Quindi la propria femminilità, la propria leadership e le proprie chiaramente competenze che poi vengono fuori. Tu cosa ti senti di aver imparato con Business for Lady in queste small class, in questo ambiente di donne imprenditrici o libere professioniste? Ma ho imparato sicuramente a focalizzare, diciamo che è la parola che mi viene più spontanea, focalizzare obiettivi, ma pochi e raggiungibili, perché è istinto magari porsi degli obiettivi che tanto sai che non raggiungerai mai, quindi pochi ma raggiungibili. E
porre l'attenzione a tutta una serie di dettagli, soprattutto organizzativi, cioè quindi darmi delle priorità che sono legate a organizzare la mia attività, visto che non sono da sola, ma collaboro con dei professionisti, dei colleghi e dei collaboratori. Quindi poco per volta, perché comunque sono concetti che magari uno ha in testa, ma non è così immediato applicarli, un po' perché siamo abituati a concentrarci sul lavoro e a mettere in fila tutta una serie di attività. Però diciamo che queste sono le cose principali che mi sono rimaste da questo incontro. Che bello, che bello. Secondo me un po' di aria io, che è la primaria di Business for Lady, lì cosa ci racconti? Allora, io vado alla grande perché dopo anche lì anni e anni di lavoro, sabato, domenica, sera, non c'è soluzione. Poi comunque ho una figlia di 19 anni, quindi comunque cioè, impegni notevoli. E è un paio d'anni che ho raggiunto la consapevolezza che per stare bene bisogna darsi del tempo, dedicarsi del tempo, dedicare del tempo a se stessi, alle proprie ambizioni, ai propri desideri. Perché questo poi è quello che ti consente di stare bene, essere più felice, più serena e portare quella personalità di cui parlavamo prima nel tuo ambito lavorativo. Questa è una cosa bellissima. Cioè, abbiamo intervistato una donna spettacolare. Come poi, no, lo dico col cuore, lo dico in modo vero, perché parliamo di una professione in un ambito maschile, ci tengo a dirlo perché a volte sentiamo, no, le donne diciamo questo mondo è maschilista. Non è vero, il mondo non è maschilista, ci sono degli ambienti forse un po' maschilisti, ma noi partiamo sempre dall'area 1 che tutto dipende da noi stessi e Silvia Parma ne è la dimostrazione, perché lei è un geometra che lavora da 25 anni, quindi in un ambiente prettamente forse ancora un po' maschile, ma 25 anni di professionalità, 25 anni di competenze, 25 anni di lavoro di un'azienda che cresce, ok? Quindi lei dimostra con i fatti. A noi non piacciono le opinioni, no? Noi diciamo questi sono i fatti. E una donna di 54 anni, hai detto? Giovanissima, la vedete? È una donna di 54 anni che sceglie di formarsi in modo tecnico per dare valore aggiunto ai propri clienti, in modo di innovare sempre dei servizi, dei prodotti e quindi di tenersi sempre all'avanguardia, in competizione anche con quello che è la concorrenza. Sceglie di formarsi sul business. Abbiamo parlato dell'analisi dei numeri, del marketing. Non è una donna che a 54 anni dice sono arrivata, va bene così, ho 25 anni di professionalità e so tutto. Ragazze, tanta roba, tanta ispirazione in questa intervista e veramente io mi sento proprio di dare un invito, no, a chi ci sta vedendo di prendere ispirazione da queste cose, perché Silvia è una mamma, ha una figlia di 19 anni e quindi 25 anni di attività, una figlia di 19 anni, questo significa che hai lavorato, hai costruito la tua attività, la tua azienda con forza, nonostante ricopri i ruoli che tante noi donne ricopriamo sia nella vita privata che nella vita professionale. Quindi veramente chapeau, Silvia. Grazie a Grazie per averci raccontato di te, della tua professione, e di averci regalato queste belle ispirazioni perché poi sono delle storie vere. Silvia Parma, imprenditrice studio Albatros di Bologna, l'abbiamo detto all'inizio, lei è specializzata nella parte della ristorazione, quindi chiedete a lei perché garantiamo noi di Business for Lady per lei. Silvia, grazie mille per essere stata con noi e alla prossima. Ciao. Grazie a tutti, buona giornata, ciao.